Qui siamo a Barcellona, dove la formazione spagnola con la maglia blu granata, sua maglia tradizionale a strisce, ha surclassato per 4-0 la squadra cecoslovacca del Dukla. Abbiamo visto il gol segnato da Schuster, rivediamolo direttamente su calcio di punizione. Mora non tocca la palla, il gol è del tedesco Schuster. E siamo al terzo minuto del primo tempo. La squadra di Barcellona ha subito premuto e nel giro di 10 minuti si è già portata al risultato di 2-0. Ecco infatti il secondo gol segnato da Sanchez proprio al 10° minuto. Rivediamo questo gol con un forte tiro da fuori dell'area di rigore e quindi a questo punto il Barcellona aveva già rovesciato le situazioni avendo perso all'andata in Cecoslovacchia contro il Dukla per 1-0. Quindi siamo già sul 2-0. Al 40° arriva il terzo gol della formazione catalana per merito di Alessanco. Stiamo seguendo gli sviluppi dell'azione. Ancora Schuster, che è uno dei grandi protagonisti di questa formazione barcellonese, sempre ricca di grandi giocatori stranieri. Ecco il gran tiro di Alessanco, anche questo da fuori dell'area di rigore. Gran tiri, abbiamo visto sul calcio di punizione, sul calcio d'angolo, dal limite. Classici Eurogol, come sono stati denominati questi gol segnati da assi stranieri. Ed ecco l'azione ancora che porta la squadra del Barcellona molto vicina al quarto gol, che invece verrà nella ripresa. Qui seguiamo uno dei rarissimi momenti di difficoltà del portiere del Barcellona. Ancora Schuster avvia l'azione. Viene fermato irregolarmente Schuster, l'arbitro concede il calcio di punizione, è lo stesso Schuster che tira ed è il quarto gol, anche questo con un gran tiro da lontano. Bernd Schuster, uno dei protagonisti del campionato.